Signore e signori, buonasera da Enrico Scattolini e Marco Cagnoni per questa semifinale della Pool Scudetto fra la Maceratese e l'Acragas e le telecamere. Andiamo alla formazione, intanto è iniziato in questo momento il match, fai scattare il cronometro, proprio fronte di attacco, pallone traversato e ancora è assegnato solo davanti a Zaito, una partenza brutta della Maceratese, ha segnato De Rossi di testa, lasciato completamente solo davanti a Zaito, niente da fare per Zaito e la Maceratese è andata in svantaggio. Tanto, conclusione a lunga distanza di Croce, qualche difficoltà, ecco Coco. Sbagliato, clamoroso errore di Coco, che giocatore dell'Acragas, cambio corto, passaggio corto e colpo di testa dal limite dell'area di porta di Grazia, di sinistra al centro, Coco cerca anticipa di testa, poi conclusione, non male di Romano, vediamo, Romano si allarga, Romano difende la palla, Romano di sinistra, Romano rete, bellissimo Romano, straordinario Romano, ha fatto tutto lui, grande Romano, veramente grande. Un gran bel gol, veramente. Ma recupera, vediamo Coco, evita un avversario, poi a Romano, rete! No, palla fuori, mi sembrava rete, errore. In mezzo, ecco. Ma lì ha segnato l'Acragas, ha segnato ancora l'Acragas. Un errore, è volato in aria un giocatore dell'Acragas, sembrava la palla che fosse finita sul fondo, invece ha segnato, non riusciamo a capire, quindi anche i più giovani con lei hanno visto chi ha segnato, visto che, attenzione l'Acragas, Saitta sul tiro del Fortunosa da Catania, 2-1, quindi risultato in favore dei siciliani, che erano tra, poi il traversone, poi la mezza girata ed è il 3-1, lì un altro errore della difesa, guarda, errore clamoroso della difesa e credo che sia finito il sogno della Maceratese. Sì, a questo punto Dovrebbe aver segnato Meloni, errore della difesa biancorossa e ora diventa molto molto difficile. D'Antoni si libera, entra in area, poi sbaglia ancora, ha un net, ha segnato, Coco aveva sbagliato, ma sono conclusioni strane sulla destra, poi bene apertura per Cordova, vediamo Cordova, il suo traversone, arriva la palla a De Grazia, mi sembra, sbaglia, poi ancora la Maceratese attacca da sinistra, lo scarico, il traversone solito, vediamo, è il portiere, vediamo, è a fuori gioco anche qui, sì, fuori gioco, la palla forse entrava da sola, campo sostitutivo sarà probabilmente Ascoli Piceno, la scelta deve essere, per la decisione deve essere assunta entro la fine di maggio e invece sarà spostata al 20 di giugno. Vabbè, si è chiusa la partita, prima sconfitta della Maceratese dopo 40 partite.